Hai sentito parlare di Clubhouse ma non sai cosa sia? Nel video di oggi ti spiego cos'è Clubhouse, come entrare e come si usa. Bentornati nel canale di Chiariglie di Boss per contenuti su New York, Stati Uniti d'America, donne imprenditrici, viaggi e video motivazionali. Iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. In questo periodo si sta sentendo parlare tantissimo di Clubhouse. Ma cos'è Clubhouse? Clubhouse è una nuovissima esperienza, nonché app, che funziona solamente per iPhone o iPad, quindi iOS, niente Android per il momento. È un'app che ti permette di entrare in qualunque stanza ed ascoltare diversi argomenti di persone da tutte le parti del mondo e in diverse lingue. Puoi ascoltare senza la necessità di parlare, puoi alzare la mano per cercare di partecipare a quella conversazione o addirittura creare una nuova stanza e quindi un nuovo topic, un nuovo argomento. È un social media basato sulla voce, sull'audio, una specie di podcast live, senza filtri. L'obiettivo è, come tutti gli altri social, conoscere persone nuove, interagire e connettersi. La cosa particolare di questa app di Clubhouse è che quando finisce la conversazione live, quella stanza scompare per sempre, quindi i contenuti non vengono salvati. Niente viene registrato e questo crea una specie di FOMO, che vuol dire fear of missing out, paura di perdersi qualcosa, e costringe o comunque spinge le persone a stare costantemente attaccati o appiccicati a questa app per cercare di non perdere i contenuti e le conversazioni che vengono fatte. È assolutamente vietato e quindi va contro la policy di Clubhouse registrare le conversazioni e quindi non è possibile lo screen recording, registrare lo schermo. Questa è una delle cose che appunto rende Clubhouse un'app così esclusiva, anche perché Clubhouse funziona solamente ad invito, ovvero puoi entrare solamente se ricevi un invito. Parleremo anche di questo tra poco. Come funziona Clubhouse? Allora, immaginatevi una stanza all'interno di una sala eventi. Voi entrate in questa stanza, davanti a voi c'è il palco e le persone sul palco. Palco o stage. Clubhouse vuole appunto riprodurre questa idea, dove nello stage ci sono determinate persone che creano quella stanza, quel topic, quell'argomento, e il resto della stanza è composta dalla audience. Nello stage ci possono essere uno o più moderatori che hanno accesso libero a parlare rispetto alla audience, al pubblico, che ha l'obbligo di alzare la mano e quindi cliccare il pulsante sotto per richiedere appunto la parola. Puoi entrare in una determinata stanza se vieni invitato o se fai una ricerca tramite topic, quindi argomenti che ti interessano. Alcuni argomenti vengono programmati con anticipo. Se questi eventi vengono programmati in anticipo, grazie a questa campanella puoi ricevere appunto una notifica al momento in cui questa stanza viene creata e quindi si inizia un nuovo argomento. La persona che parla nello stage viene identificata da un cerchio grigio che lampeggia costantemente, mentre le persone vicino a lui o a lei sono i moderatori e vengono identificati da un pallino verde con una specie di stella bianca dentro, che si trova in basso a destra della loro immagine. I moderatori sono coloro che decidono se farti entrare o meno nello stage e quindi darti la parola una volta che tu hai richiesto, quindi hai alzato la mano, e allo stesso tempo tu puoi lasciare la stanza in modo silenzioso. Cosa vuol dire? Che puoi cliccare il pulsante sotto la stanza dove c'è scritto leave quietly, senza disturbare. Se sei on stage e qualcuno sta dicendo qualcosa di importante che a te piace molto e pensi sia qualcosa di valido e vuoi applaudire, puoi cliccare costantemente il pulsante del microfono, accendere le spegnerò costantemente e quello dà il segnale di applauso. Quindi puoi applaudire attivando e disattivando il microfono, che è quella icona in basso a destra, e la puoi cliccare più volte appunto per mostrare che stai applaudendo. Bio e contatti delle persone. Quando sei dentro una stanza puoi cliccare la bibliografia di qualsiasi persona che è in quella stanza e cercare di entrare in contatto con questa persona se quella persona ha collegato il canale Instagram o Twitter. Gli unici canali che possono essere collegati al proprio profilo appunto sono Instagram e Twitter, quindi se hai intenzione di creare un business con Clubhouse o comunque rimanere in contatto con altre persone, è consigliato collegare almeno uno di questi canali, Instagram o Twitter, e lasciare dei contatti nella tua bibliografia. Alla fine della bibliografia ci sono delle icone e quelle sono le icone dei club a cui quella persona è iscritta. In alto a destra del profilo di questa persona c'è una campanella e quella ti permette di ricevere le notifiche in tempo reale quando quella persona, se la segui, entrerà in uno
una stanza o addirittura viene invitata in una stanza, mentre il pulsante in alto a destra ti permette di decidere quanto frequentemente vuoi ricevere le notifiche di quel profilo, quando sarà live e quindi in una stanza. Puoi anche selezionare i tuoi interessi e questo permette all'algoritmo di capire quali sono gli argomenti che ti interessano di più e quindi consigliarti o meno determinate stanze. Mentre sei in una stanza puoi usare contemporaneamente Clubhouse e altre app, non come YouTube per esempio, che se vedi un video e lasci l'app poi il video si interrompe. Se entri in una stanza, a meno che non la lasci cliccando il pulsante in basso a sinistra dove c'è scritto Leave Quietly, tu rimarrai dentro quella stanza. Parliamo un attimo delle stanze di Clubhouse. Esistono stanze open, social e closed. Le stanze open sono quelle che vengono create e a cui tutti possono partecipare. Le stanze social sono le stanze solamente per il tuo social network. Le stanze close sono le stanze private e quindi sono solamente per la cerchia che scegli tu e hanno un lucchetto. Se inizi una stanza è consigliatissimo avere almeno un moderatore che ti aiuti in caso di necessità, eventualmente quindi avere un plan B, un piano B, se dovessi avere qualsiasi tipo di problema di connessione o altri tipi, altrimenti quella stanza verrà chiusa istantaneamente. Prima di iniziare una stanza assicurati di averle dato un nome, perché se non hai dato un nome alla stanza non lo puoi fare una volta che la stanza è live. Nella hallway, che sarebbe una specie di home di Facebook o Instagram, puoi vedere tutte le stanze attive in quel momento e se fai scroll left puoi vedere le persone che segui in che stanza si trovano in quel momento. C'è anche un pulsantino più in verde e se lo clicchi inviterai quella persona a entrare in una stanza privata con te, quindi non cliccate il più. A meno che non volete parlare esclusivamente con quella persona, perché darete una notifica alla persona che si trova in un'altra stanza che tu hai bisogno di parlare con lei. Ci sono migliaia di stanze che vengono aperte costantemente e contemporaneamente, quindi è importante far capire a Clubhouse quali sono gli argomenti che ti interessano. Quando qualcuno apre una stanza ed invita altre persone e anche dei moderatori, tutte le persone che seguono quella persona, i moderatori e le altre persone vengono automaticamente invitate e notificate che è stata creata questa stanza e che le persone che loro seguono sono entrate a far parte di questa stanza, ovviamente se avete le notifiche attive. Per questo è importante selezionare e decidere che tipo di notifiche volete attive. Consigliato anche schedulare il live, quindi la stanza che volete creare. Infine parliamo degli inviti di Clubhouse. Com'è possibile entrare in questa app così esclusiva? Io sono su Clubhouse da un mese, sono entrata il 18 gennaio 2021. Clubhouse è un'app che è nata il 17 marzo 2020, creata da Paul Davison e Rohan Seth. A maggio è stata valutata intorno ai 100 milioni nonostante avesse solamente 1500 utenti. Al momento in cui io sono stata invitata, gli utenti erano circa 2 milioni, ad oggi, neanche un mese dopo, siamo già 6 milioni. Come dicevo, Clubhouse è un social media esclusivo in cui puoi entrare solamente tramite invito. Iniziata come un'app solamente per celebrities o imprenditori e ha scaturito molta curiosità e attenzione ed in poco, pochissimo tempo, tantissime altre persone sono poi state invitate su quest'app. Dato che molte stanze comunque sono aperte, puoi entrare in stanze dove ci sono persone famose o comunque personaggi dello spettacolo che in altro modo sarebbero irraggiungibili. Per esempio oggi mi trovavo in una stanza dove c'era una delle mie idole da quando mi sono trasferita a New York, la Sofia Amoruso. Qualche sera fa invece ho sentito un discorso di Elon Musk. Ricordo che Clubhouse funziona solamente per iOS, non Android, e quando entri sull'app hai possibilità di invitare solamente due persone. Più spendi tempo sull'app più i tuoi inviti aumentano, però se non avete ancora nessuno che vi ha invitato, non vi preoccupate, potete comunque scaricare l'app e le persone che hanno il vostro numero di telefono sul loro telefono verranno notificate che voi siete in attesa e quindi in lista per entrare nell'app e potranno quindi scalare la vostra richiesta di entrata. Ovvero, quando io entro nell'app, anche se non ho inviti, tra le notifiche vedo le persone di cui io ho il contatto telefonico che hanno fatto una richiesta per entrare nell'app. Io posso accettare tutte le persone che voglio anche se non ho inviti disponibili. In ogni caso, anche se avessi inviti disponibili, potrei invitare solamente le persone tra la lista dei miei contatti nel telefono. Se scaricate l'app verrete messi in lista e potete aspettare che qualcuno tra i contatti vi accetti. Il bello di Clubhouse è che è tutto live. In ogni caso ci sono dei problemi. L'app è nuovissima, quindi ancora è in fase di test. Clubhouse ha già problemi di abuso e moderazione di contenuti. Infatti ci sono numerose lamentele da parte di persone che dicono
dicono che Clubhouse non stia facendo molto per proteggere le persone dagli abusi. Ti sembra che l'app non abbia modo di moderare i contenuti. Se userete Clubhouse per lavoro, vi consiglio di avere una descrizione ricca di parole chiave, perché è quello uno dei modi migliori per essere scoperto tra le ricerche. Anche magari includere dei milestones o le cose che ti interessano. Avevate già sentito parlare di Clubhouse? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quest'app, se l'avete già usata, se state cercando di entrare, se non avete modo o ancora ricevuto un invito. Su Clubhouse mi trovate sempre con il nome Chiari Lady Boss, come in tutti gli altri canali. Per live video da New York e altri contenuti su New York, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo su Clubhouse. Per oggi è tutto da Chiari Lady Boss a New York. Bye guys!